un mio amico oggi, però mi ha posto una domanda molto interessante, che poi è una di quelle domande che ti vengono poste durante i seminari o le conferenze, eccetera, che è proprio una chiave sull'Ho'oponopono proprio. Lui mi chiedeva questo grande dubbio, quando io chiedo perdono e primi memorie, no? Quindi non so, per esempio nel mantra, scusa, grazie, ti amo, o mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo. Questo perdono, mi dispiace, sembra a qualcuno, mi dice, molto un retaggio cattolico o cristiano, nel senso di mia colpa è colpa mia, anche se viene compreso che non è una questione di colpa, ma di responsabilità rispetto a quello che io vedo, anche questo senso poi di dover dire mi dispiace a qualcuno, gli evoca un po' questa memoria di dire sono io sbagliato per le cose che accadono. Quindi mi diceva lui, non ci sarebbe un termine, un modo alternativo per dirlo? Allora, rispondo. Secondo me, bisognerebbe ben comprendere quello che si va a fare. Questa è una classica domanda per cui Yulen avrebbe detto, per questa tua domanda, perché una donna sta soffrendo di parto in Di Africa. parto. Perché è una domanda molto, Sì, è vero. una domanda molto Just grave, e proprio la mente, no? A porre questa domanda. Ma io, bisognerebbe capire questo io chi sta parlando, no? Bisognerebbe avere una buona comprensione di quello che fa l'Ho'oponopono. Cioè non è una questione che io, Rudy, con la mia coscienza, ho sbagliato in qualche cosa. Cioè non io, non quell'io che sta ponendo la domanda. Come potremmo descrivere l'Ho'oponopono? È l'accompagnamento, è un viaggio, è attraverso la mente conscia, porti il tuo bambino, il tuo subconscio, con tutte le sue memorie registrate dai genitori, dalla società, dai tempi in memory, a portarlo alla luce di fronte al tuo Aumakua, al tuo sé superiore, al tuo aspetto più vicino al divino. Quando fai questo, crei questa sorta di allineamento, è come se portassi ciò che è profondo alla luce, che poi è un processo che viene descritto in tante tradizioni. E quindi non fa niente altro che dire, ok, mi dispiace per tutte le parti mie non consapevoli che concorrono a creare una situazione di cui io, semplicemente per il fatto che la sto osservando con questo tipo di coscienza legato alle mie memorie, va a creare questo tipo di realtà. E quindi cancello tutto quello che non appartiene, non è in qualche modo, è disarmonico, disallineato. Però se a qualcuno evoca questo tipo di memoria, io direi, invece di dire mi dispiace, perdonami, eccetera, può dire lascio andare tutte le memorie legate a, potrebbe essere un'idea. Mi è venuto in su in mente mentre lui me lo stava chiedendo attraverso un audiomessaggio, ho pensato, non dovrebbe essere questo il problema, ma se a qualcuno lo crea, va bene, è uguale. Allora lascio andare tutte le parti di me che in qualche modo, consapevole o non consapevole, hanno concorso a creare questa situazione, le lascia cadere, le lascia andare. Mona diceva, taglia, taglio tutte le memorie, va bene, lascio andare, taglio. Se questo, questo chiedere perdono in qualche modo evoca qualche tipo di sensazione sbagliata o disarmonica, allora quello che è magari il mio consiglio, lascia perdere quello. Ho'oponopono non è un mantra semplicemente, Ho'oponopono non è una cerimonia, Ho'oponopono è uno stato di coscienza. Quindi tutto quello che, come direbbero gli hawaiani, tutto ciò che è utile, usalo. L'efficacia è la misura della verità. Quindi, se a te ti è utile dire pimpolo pampolo parim pampum, di quello. Nel senso, cambialo pure se ti è più utile. L'importante è che ti evochi la sensazione. Cioè, so che tutto sommato il mantra bypassa anche la sensazione. Però se qualcuno è molto legato a quello, proprio all'uso delle parole, ci vuole proprio dare un suo significato, quindi dà un carico emozionale a un certo tipo di parola, bene, usano un'altra. Questo è un po' il mio consiglio. Infatti, quello che vedevo, che notavo lì nelle domande, no? La cosa su cui ci sarebbe da dire è proprio sull'uso di certi termini. Cioè, il problema tante volte non è dare la risposta alla domanda, ma tipo, cosa intendi con quella parola? Perché basterebbe effettivamente darle un significato diverso, già la domanda cambierebbe, già ci sarebbe anche dentro la risposta, no? Cioè, il concetto di giudizio, il giusto e sbagliato, no? Cioè, è qualcosa in negativo. Già quelle parole lì hanno un certo peso. Allora, contestualizzarle in un certo modo e voler portare avanti la domanda con quel tipo di significato, allora presuppone anche
una risposta che sia allineata. Diversamente è come se dessi una risposta su qualcosa che non sussiste. Cioè, tante volte andrebbe proprio spiegata la domanda prima di dare la risposta. Ecco, a questo riguardo forse il concetto del perdono, che è insito dentro la formulazione di questo mantra, appunto, come dici Franci, sarebbe importante comprendere il significato di perdono dal punto di vista della filosofia che stiamo abbracciando, diciamo dal punto di vista della spiritualità hawaiana, comprendere le basi da cui si sviluppa tutto il pensiero che stiamo appunto sposando. Quindi quando noi diciamo perdonami, l'amico di Rudy diceva è un retaggio cattolico. È vero, noi siamo comunque vincolati in qualche modo dalla nostra cultura, c'è poco da fare. Ecco perché appunto spesso parliamo di Ho'oponopono occidentale, proprio per renderlo concreto per noi che lo utilizziamo. Ma quando noi recitiamo il mantra scusa, grazie, ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo, o le innumerevoli varianti, stiamo manifestando un concetto hawaiano attraverso il sentire occidentale. Certo. Quindi è importante comprendere come il concetto di perdono in tutto questo meccanismo parte da una comprensione di perfezione del creato. Perfezione del creato che appartiene anche alla nostra cultura. Quando noi diciamo che Dio è onnipresente, significa che Dio è in ogni singolo atomo di tutto il creato. E anche in quello che non è un atomo, perché Dio è anche nel pensiero, nell'emozione, nel sentimento, quindi in qualcosa che non è concreto. Ed è perfetto. Dio è perfezione, sono due sinonimi, diciamo così. Perciò, quando noi perdoniamo, lo facciamo occidentalmente, partendo da una cultura che è infarcita di concetto di peccato, ma da una comprensione che ci deriva dalla filosofia dell'Ho'oponopono, dalla filosofia della spiritualità hawaiana. E la filosofia della spiritualità hawaiana ci insegna che perdonare significa semplicemente riconoscere che non è mai esistito nessun errore. Che ciò che è successo mi fa male non perché è sbagliato, ma perché non mi piace. E non mi piace perché le mie memorie non mi permettono di vederne la scintilla divina all'interno. Ecco che quando facciamo Ho'oponopono appunto e andiamo a pulire queste memorie ostacolanti, queste memorie che non mi permettono di vedere la perfezione in quello che sto vivendo, di vedere la bellezza in quello che sto vivendo, sto trasmutando quell'energia negativa che deriva dal mio modo di vedere le cose. Sto proprio cambiando modo di vedere le cose. Quindi il consiglio che mi verrebbe spontaneo a una domanda di questo tipo sarebbe non tanto, oddio, è giusto anche quello che dice Rudy, cambia parola se questa parola ti destabilizza, ma quello che mi verrebbe da dire ancora prima di cambia parola è pulisci la tua convinzione che la parola sia sbagliata. Assolutamente, è vero. L'esperienza mia però mi insegna che se c'era questo tipo di comprensione di base lo facevo automaticamente. Certo. Quindi, allora non c'era neanche la domanda, no? Esatto. No, è un percorso ovviamente, però certo. Accettando di lavorare su questa comprensione, intanto cambio la parola per arrivare a cancellare la mia percezione dell'errore della parola. Ovviamente è tutto un percorso, ma giustamente l'efficacia è la misura della verità. Se dire perdonami in questo momento mi mette in una vibrazione disarmonica, appunto, ben venga, lascio andare, assolutamente. Esatto. Che non vuol dire che una persona non abbia una coscienza migliore o peggiore rispetto ad un'altra, ma vuol dire che letteralmente lega dei significati emotivi a delle situazioni, no? Quindi le parole sono convenzioni. Qui c'è il grande errore, no? Come diceva Francesca prima. Le parole non sono la verità. Le parole sono convenzioni, sono strumenti. Non dicono ciò che è, ma sono semplicemente delle convenzioni che noi abbiamo deciso, sono delle strutture che portano a una direzione, ma la struttura non è la verità. Sai,
Le parole sono come dei simboli e i simboli hanno vari significati, soggettivo od oggettivo. Okay? Oggettivamente alcuni simboli vogliono dire qualcosa per tutti, come la croce a livello oggettivo in un certo modo rappresenta una religione. L'importanza, ad esempio, è come tu la vivi a livello soggettivo. Io faccio sempre questo esempio nei nostri corsi quando spieghiamo simboli in un altro modo, nella tradizione del Reiki. Il cavallo bianco è ufficialmente, globalmente, universalmente, se viene sognato o visto, sembra un bel simbolo e viene visto come la purezza, il cavallo bianco è quello del principe azzurro, eccetera, eccetera. Giusto? Quindi se uno lo sognasse, ad esempio, direbbe, beh, sogno, oggettivamente. Soggettivamente, che è più importante, se io da bambino, ad esempio, ho preso una pedata nel sedere da un cavallo bianco, per me sognarlo è brutto. Quindi il mondo dirà che è bello, ma io dirò, ho fatto un incubo. Quindi c'è sì un significato oggettivo che si dà il termine, ma la cosa più importante è come uno la percepisce soggettivamente. La realtà soggettiva è quella con cui noi ci confrontiamo nel nostro mondo. Ho'oponopono, come abbiamo anche proposto in diverse occasioni, fa parte della tradizione hawaiana. La tradizione hawaiana vede che esistono quattro diversi tipi di realtà: soggettivi, soggettiva, oggettiva, simbolica e olistica. Ho'oponopono, che è tanto così complicato da capire per tante persone mentalmente, lo è per un semplice discorso, perché Ho'oponopono si muove in questa tradizione è sul piano olistico, cioè sul piano in cui non è soggettivo, non è oggettivo, non è neanche simbolico, è qualcosa che è oltre. Cioè il piano olistico è il piano su cui tutto è uno. Quindi se ti muovi su quel piano lì, fondamentalmente appunto non è neanche un problema di termini, ma poiché molto spesso la realtà soggettiva a qualcuno può essere molto presente, allora diciamo ok, usiamo uno strumento per la realtà soggettiva, deve essere, se tu la vivi in certo modo, cambiala. Cambia termine, cambia parola, fai quello che vuoi. L'importante è che ti porti lì dove devi portarti. Una volta che sei arrivato lì dove devi arrivare, va bene, nel senso, avrai capito che neanche quel termine lì era così importante. Ecco, e quindi possiamo aggiungere un altro pezzettino a tutto il ragionamento, cogliere l'opportunità che quando qualcosa ci destabilizza, ci infastidisce, ci procura emozioni che non ci piacciono, è appunto una grande opportunità, perché ci sta mostrando qualcosa di noi che non è ancora in perfetta armonia, qualcosa che è ancora influenzato da quelle appunto che chiamiamo memorie, che è ancora ostacolato da memorie che energeticamente noi abbiamo etichettato come memorie negative. E quindi il lavoro da fare è proprio quello di pulire questa energia negativa, tra virgolette, che noi percepiamo come negativa, per lasciare andare, a questo punto, lasciare veramente andare la nostra convinzione riguardo quella determinata cosa. Quindi anche in questo caso specifico, dire mi dispiace mi dà un senso di frustrazione, allora posso fare tante cose, posso cambiare la parola, posso pormi la domanda, posso proprio accettare il messaggio che mi arriva dal mio Aumakua, dal mio io superiore, che mi dice: ragazzo, lì tu hai ancora una disarmonia proprio in questa tua relazione tra te e la perfezione del creato. Lavoraci. Quindi impariamo proprio a cogliere questa opportunità che la vita ci propone ogni volta che ci fa vedere qualcosa che non ci piace. E soprattutto, e se ti capita, non sentirti sbagliato, non sentirti colpa, è umano. Quindi fa bene, accettalo, nel senso, perché poi qualcuno dice, allora non sono pronto, ma non lo è mai nessuno, nel senso, siamo nel cammino per diventarlo, cioè stiamo apprendendo varie cose, quindi benvengano le situazioni come questa, benvenga il fatto di non essere pronti, perché così possiamo imparare cose nuove, insomma. Quindi non colpevolizzate nessuno e non stiamo anche a colpevolizzare noi, se ci sentiamo in un certo modo, nel senso, no? Ma non solo, secondo me, se riusciamo veramente a sposare questo meccanismo, ci accorgiamo come tutte le cose che ci è sempre stato insegnato o che la cultura ci ha sempre passato, che sono sbagliate, come errori, come non sono pronto, sono invece i migliori trampolini di lancio. Quindi non sono qualcosa di sbagliato, ma sono qualcosa di estremamente giusto, nel senso che è proprio quello che mi serve in quel momento per svegliarmi in quella determinata
contingenza, quindi qualcosa di più che giusto, di perfetto vorrei dire, giusto per rimanere sempre a utilizzare gli stessi termini, ecco. Ogni cosa che accade, accade sempre con una funzionalità. A noi la capacità e l'allenamento a riconoscere questa funzionalità nelle cose. Sì, anche se posso aggiungere proprio il, come dicevi tu Gio, l'opportunità di riconoscere le cose e di andare finalmente anche oltre questi concetti di giusto, sbagliato, no? Questo è un altro scoglio, secondo me, che dobbiamo affrontare un po', questa dualità nella quale noi siamo immersi, quindi per forza di cose dobbiamo tenerne conto. Però tante volte, un po' come diceva in Siddhartha, no? Dove il Buddha spiegava come la vita ti mette sempre su una sponda del fiume e poi sull'altra sponda del fiume. Non è che una è migliore o peggiore, non è che una è più giusta o una è sbagliata, è semplicemente quello che è. Quindi tu intanto vivi quella situazione lì, se ti dai la possibilità di viverla, al di là di un qualche giudizio che tu possa esprimere in tempo presente, quando poi la situazione evolve, si rivelerà per quello che è, ok? Quindi non è mai niente di statico, di definitivo, c'è sempre qualcosa che si può sviscerare, esprimere e vivere in maniera diversa, no? Proprio il permettersi di fare l'esperienza. L'altro giorno parlavo con Rudy di come effettivamente questo periodo, diciamo che queste limitazioni così forzate mettono un po' a dura prova anche le emozioni, no? Che, ok, sappiamo che le emozioni non sono di fatto ciò che noi siamo, però comunque è qualcosa che si muove dentro di noi a cui noi dobbiamo in qualche modo rispondere o dobbiamo decidere come rispondere. E dicevo, ma io sento tutto questo nervosismo, ma io lo sento. Dico, porca miseria, mi sembra, cioè è assurda perché lo riconosco. Il grande passo secondo me è quello del riconoscere nel momento in cui ti sta emergendo un giudizio rispetto a quello che ti sta capitando, nel fermarti, fare un bel respiro e dire ok, ma voglio starci qua o voglio cambiare un attimino percezione? Quanto mi interessa restare nelle varie emozioni, no, che sto vivendo? Ma chi può dire cosa è giusto e sbagliato? E anche la domanda è chi, appunto, che parte di me sta dicendo questo? E allora lì semplicemente ok, gran pazienza, gran calma, sono incespicata in questo percorso, ok, mi rialzo, ricomincio e riparto. E più spesso me ne accorgo, più sto veramente pulendo questo meccanismo. E poi servirà magari un'attenzione diversa in altri aspetti, non più in quello. Quella è la pratica, cioè il grande lavoro è quello alla fine, quello dell'essere presenti, nel capire come di solito reagiamo proprio grazie, anzi a causa, diciamo così, delle nostre memorie e scegliere qualcosa di diverso, una risposta diversa, che sia anche cambiando le parole, che sia cambiando l'atteggiamento, che sia cambiando la postura o il pensiero.